È già qui, è questo il nuovo claim di Hyundai per tracciare le linee guida dei prossimi 10 anni di mobilità, in cui tecnologia ed ecologia faranno la parte del leone per scrivere un nuovo futuro sul mondo dell'automotive. Nel breve periodo Hyundai ha infatti in programma di investire oltre 46 miliardi di euro necessari per introdurre tecnologie come la guida autonoma di terzo livello o innovativi servizi di mobilità multimediale. Ma il lavoro di Hyundai non viaggia solo attraverso l'elettricità, parallelamente l'obiettivo è quello di portare alla disponibilità di tutti l'idrogeno, con investimenti di oltre 6 miliardi e mezzo di dollari per l'incremento della capacità produttiva delle celle a combustibile e innovativi sistemi di trasporto e stoccaggio dell'energia. Ad inaugurare il segmento delle vetture a idrogeno è Nexo, che attualmente garantisce un'autonomia di 666 km. È vero, attualmente in Italia è disponibile solo una stazione di ricarica, a Bolzano, ma nel 2020 Eni dovrebbe rendere operativa un'altra stazione a idrogeno, a Milano, e già il discorso si fa più interessante. Non importa se in casa Hyundai siano visionari o fortemente attaccati alla realtà, ciò che conta è che questa è la direzione intrapresa. La nuova mobilità è a emissioni zero e soprattutto le opzioni che uno immagina nel futuro non devono essere aspettate o ingegnerizzate per averle tra qualche anno. Già oggi la gamma elettrificata Hyundai è una di quelle diciamo di riferimento del mercato. Annunceremo introduzioni di ulteriori versioni elettrificate nel corso del 2020 e soprattutto abbiamo soluzioni che nessun altro ha, come la Nexo a idrogeno, quindi l'unico SUV a alimentazione ad idrogeno del mercato. L'ambizione della casa coreana è quella di diventare mobility provider e quindi vendere prodotti e servizi su misura, perché la tecnologia migliora la vita delle persone quando diventa alla portata di tutti. Honda HR-V è una crossover compatta, fresca nel design e con una praticità alla guida da prima della classe. Non è da meno la sorella maggiore CR-V, anch'essa con linee riviste da poco e che non fa mancare né lo spazio a bordo né tantomeno il piacere di guida. Il comune denominatore? La tenuta di strada ed uno sterzo diretto e preciso. Crossover o SUV medio? Questo è il dilemma, che presto però si colma in base allo spazio di cui si necessita. Se la comodità dei passeggeri è una qualità promossa a pieni voti per entrambe, entra in gioco la capacità di carico, che varia di circa 100 litri. Ma attenzione al CR-V in configurazione ibrida, che deve far spazio al pacco batterie. Vantaggio o svantaggio che sia, il CR-V, leader nel settore vendite a livello mondiale, presenta in listino anche una variante elettrificata. Parliamo dell'ibrida a benzina da 184 cavalli. Non ci sarà la variante ibrida per l'HR-V, ma non è di poco conto il fatto di avere un propulsore a gasolio da 120 cavalli, parco tanto nei consumi quanto nelle emissioni.
Honda HR-V ha dimensioni compatte che le consentono tanta agilità nel traffico cittadino, grazie anche allo sterzo maneggevole. Gli interni si presentano con materiali curati e morbidi al tatto ed uno schermo touchscreen attraverso il quale non è di difficile interpretazione il comparto infotainment. Non basta la scelta dei motori, ma ci sono le varianti a benzina e quella a gasolio. I prezzi partono da poco più di 23.000 euro per le versioni a benzina e da 24.450 per le diesel. La sorella maggiore, CR-V, ha dimensioni da SUV medio, con una lunghezza che arriva a toccare i 4,60 m, ma grazie al suo pratico sterzo e all'ottima guidabilità che offre, è difficile annoiarsi anche nei lunghi viaggi. Il comfort di bordo è uno dei suoi punti di forza e rispetto alla sorella minore, questa ha la disponibilità in listino di un motore 2 litri da 184 cavalli con tecnologia ibrida e anche di trazione integrale, peculiarità di cui HR-V non dispone nemmeno a pagamento. I prezzi del CR-V partono da poco più di 29.000 euro per le versioni a benzina e da quasi 34.000 per le ibride. Insomma, quale che sia la necessità e il portafogli, Honda riesce a soddisfare diverse tipologie di clienti. BMW Serie 2 Gran Coupé non è altro che la variante con la coda della compatta Serie 1. Più spazio per i bagagli, dati i 20 cm in più che guadagna in lunghezza, ed una nuova formula nel design aggressivo del posteriore che sfoggia inediti gruppi ottici. Il marchio dell'Elica vuole replicare il successo ottenuto con la Gran Coupé Serie 4 e Serie 8 attraverso una vettura dalle dimensioni più contenute e che vuole proporsi ad un pubblico giovane per far riscoprire questo segmento di mercato, attualmente sottotono in Italia. Gli interni di Serie 2 Gran Coupé riprendono l'impostazione di Serie 1 e fanno il pieno di tecnologia con la strumentazione digitale visibile dalle DAP display e con l'infotainment connesso con i servizi di ultima generazione. Dietro, la zona più interessante di questa vettura, i passeggeri trovano più comodità per le gambe, dati i 3 cm in più rispetto alla Serie 2 Coupé, ed ora possono guardare il cielo attraverso il tetto panoramico opzionale. Saranno ben 6 gli allestimenti al momento del lancio, inclusa la M-Performance, e 3 motorizzazioni su cui spaziare, dai benzina da 140 e 306 cavalli al 2000 diesel da 190. La trazione integrale X-Drive sarà disponibile solamente per la più potente a benzina, mentre le altre rinunciano alla trazione posteriore per far posto a quella anteriore, una scelta non condivisa dalla maggior parte degli appassionati del brand. Oltre al cambio manuale per l'entry level a benzina, c'è in opzione l'automatico a 7 marce doppia frizione, altrimenti di serie per le altre l'8 marce step-tron. A4 Avant dà una radicale svolta al suo listino. Addio ai tradizionali motori a benzina, ora si parla di ibrido. Non mancano certo i puri diesel i più apprezzati, ma per rincorrere la concorrenza Audi propone soluzioni con l'accoppiamento di un motore elettrico. Le linee si fanno ora più scolpite per rimanere fedeli al family feeling di casa, con un frontale davvero aggressivo ed un design aerodinamico ancora più accentuato col pacchetto S-Line. Audi A4 Avant è ormai un colosso nel suo segmento di mercato e tiene testa anche agli agguerriti SUV che da qualche anno cercano di strapparle la clientela.
Come da tradizione, non mancano in gamma le versioni all-road, dall'animo fuoristradistico, e l'S4 dalla verve sportiva, dato il suo 3 litri sotto al cofano da 347 cavalli. Per chi ama viaggiare con la famiglia o per chi lo fa di mestiere, rimane al centro delle vendite il 2 litri diesel, che con i suoi 190 cavalli promette consumi al vertice della categoria, un ottimo comfort anche acustico per i passeggeri e buone prestazioni. A questa motorizzazione viene abbinato un cambio robotizzato a doppia frizione 7 marce Setronic e si può avere anche la trazione integrale per chi non vuole farsi mancare nulla ed avere una vettura pronta in ogni situazione. Gli interni di Audi A4 Avant si presentano curati ed eleganti, quasi al passo con quelli di un'ammiraglia. Peccato che per molti accessori che ci si aspetterebbero di serie si debba mettere mano al portafogli e far così lievitare non di poco il prezzo finale, come ad esempio la retrocamera, considerati i suoi 4,76 m di lunghezza. Ottima l'abitabilità posteriore per due persone, meno per il passeggero del sedile centrale, che trova ingombrante il tunnel e la seduta più dura. Delle segmento B più apprezzate in Europa. È la Renault Clio e con la quinta generazione apre alla guida autonoma di secondo livello. Sulla motorizzazione TCE da 130 cavalli con trasmissione automatica arriva infatti il pack guida autonoma, che con 1.300 euro porta in dote il cruise control adattivo, operativo da 0 a 160 km orari, e il sistema di mantenimento e centraggio della corsia. La sicurezza è l'elemento principale della guida autonoma, per questo sono importanti i sistemi di assistenza alla guida che hanno permesso a Clio di raggiungere le 5 stelle Euro NCAP. Oggi siamo pronti con la vera guida autonoma, senza guardare la strada e mani fuori dal volante. Ma dobbiamo seguire le regolamentazioni e il massimo livello permesso oggi è il livello 2. Con il sistema Highway and Traffic Jump Companion offriamo il miglior livello di guida autonoma, mani sul volante, sul mercato. 5 telecamere e 3 sensori permettono poi alla piccola francese di vedere sempre cosa le accade intorno, cartelli stradali compresi, sia verticali che orizzontali, e consente di parcheggiare in tutta sicurezza con la vista a 360 gradi. Proprio la combinazione di tecnologia, sistemi di sicurezza e ADAS ha permesso alla nuova Clio di conquistare le 5 stelle nel test Euro NCAP, simulazione di sicurezza che recentemente ha aumentato i propri standard implementando tra le valutazioni i sistemi di sicurezza attiva. Per questo la dotazione di serie di Renault Clio comprende tra l'altro la frenata d'emergenza attiva con riconoscimento di pedoni e ciclisti e l'allerta del superamento di corsia. Dal 2020 è poi in arrivo il nuovissimo propulsore Full Hybrid E-Tech, che propone la Clio come prima vettura a far parte del piano Drive the Future, che prevede entro il 2022 8 veicoli full electric e 12 ibridi. km attraverso il medioevo della Baviera e della Franconia, da Füssen a Würzburg per innamorarsi di luoghi incantati. Un idilliaco test drive con una fiammante Volkswagen T-Cross lungo la strada romantica, dai pendii delle Alpi alle acque del fiume Meno, la più antica e nota strada turistica tedesca, unisce suggestive città imperiali e gioielli architettonici collegati da paesaggi fiabeschi. Arrivati a Füssen, la T-Cross è agile e veloce anche nelle strette e pendenti sterrate che il navigatore di bordo ci consiglia come varianti panoramiche per raggiungere i castelli reali di Zhuangao.
Bianca come il mondo immaginario dei castelli di Ludwig, anche la barocca chiesa Wieskirch, quintessenza del rococò bavarese, contornata dall'armonia degli ultimi laghi alpini prima della grande pianura. Sosta più lunga a Dieskenbühl, cittadina medievale dove sfruttiamo appieno l'efficienza del cambio automatico e le dimensioni compatte di questo suburbano, che con estrema agilità si orienta nei contorti e pittoreschi vicoletti. La capienza del bagagliaio supera la promozione a pieni voti, come il comfort di viaggio e la vetratura panoramica, che ci concede di ammirare la metamorfosi continua di questo nostro viaggio attraverso la Baviera. Würzburg sul Meno, punto di arrivo di questa avventura romantica, dopo tanta bellezza riesce ugualmente a stupirci. Un capolinea in tema con la sua possente fortezza a dominare l'antica e storica città, finale trionfale della Romantikstrasse. Il ritorno è veloce, testiamo le qualità del T-Cross anche percorrendo le veloci autostrade che ci riportano ai piedi delle Alpi. Salutiamo così la Baviera ed entriamo in Tirolo. Decine di tornanti mozzafiato intagliano la selvaggia bellezza della Val Passiria, poi Merano e da qui la T-Cross ci riporta a casa.